Stiamo su un mercato che, a mio avviso, potrebbe portare i prezzi dai livelli attuali, quindi più o meno cosa siamo? 0,64, 40, 38, sono quei livelli dove stiamo scambiando in questo momento, fino almeno ai massimi del range 0,65, se non anche maggiore. Allora, noi arriviamo da un settimanale di questo tipo. Sul mensile si è creata addirittura un FTV short, se noi guardiamo, guardate, questo è un FTV Power, appena leggermente convalidata, che potrebbe fare tutti i ritracciamenti del mondo. Sappiamo che il mensile è lento, quindi insomma, è tanto per farvi capire. Siamo arrivati però su dei minimi molto importanti. Questi minimi, guardate, hanno fatto da... sembra quasi... no, si sia proprio seduto, ha fatto un movimento forte, lui ha creato questa barra di rottura e poi la successiva... È un po' quel pattern di cui parlavo ieri sul chart of the day, al contrario, che si è formato sul DAX questo ieri, al contrario ovviamente, quindi short sul DAX, long su questo, che poi ha portato in effetti su questo un mese. Stiamo parlando comunque da 0,68, siamo arrivati a 0,71,50, 300 pips di movimento. Però vedete come il mercato adesso qui è arrivato, ci è arrivato con una FTV Power, però è arrivato sui minimi, insomma... mensile, secondo me, va sì in questo caso guardato, però non pesato. È un FTV, deve per forza scendere ora. Ok, può essere che scenda un po' di più, ma magari scenda tra 3 mesi. In questo momento storico, se noi guardiamo, c'è stato questo grande ribasso, c'è stata questa tenuta di questo minimo. Il vero, come dire, il vero range, il vero minimo del range è più in alto, è questa zona qua, se vogliamo, 0,66, lo metto a 0,66, eccolo qua, 6,10. Questo è il vero minimo del range, qui ci sono delle sporcature, anche questa, se vogliamo, è una sporcatura che va segnata, per carità, ma è una sporcatura perché poi viene subito recuperata nelle 2 settimane successive. Poi ancora, movimento, lui si attesta su questi livelli, fa finta di scendere, cioè fa almeno al momento, fa finta di scendere e fa questa inside di tenuta. Se noi guardiamo il daily, questo movimento è quel minimo arrotondato, cioè questo qua, eccolo qui. Quindi lui fa il movimento, qui che cos'è? No? Fa una pseudo trap bar, perché poi la trap bar in tre massimo candele deve essere ricoperta, però fa una barra molto short che, diciamo, conferma questa price action, quindi boom. Poi continua, fa questa pin inside fake out, però sono tutte inside di questa, però diciamo inside fake out di questa struttura, di questa mini struttura a 3 giorni. Non viene mai rotta al ribasso, addirittura viene sparata su e qui si crea nella giornata di mercoledì scorso un movimento ribassista, un inside fake out, va a ritestare questi minimi, recupera i minimi e poi rompe al rialzo. Poi vabbè, venerdì fa questa pin. Che però voi provate a pensare con una struttura di recupero di questo tipo che fa minimo, massimo, minimo, poi ci fa anche questo. Tra l'altro, ieri addirittura fa questo, oltre a questo qui, segniamoli tutti, ecco qua, e fa come degli scalini long, no? Cioè non è il classico ritracciamento un po' più sano, perché c'è il ritracciamento violento. Comunque può creare in effetti poi delle, quindi violento in volatilità, movimento molto violento, che a volte si esaurisce nel movimento violento, ma a volte può essere addirittura un inizio di un movimento diverso. In questo caso non è un movimento violento, ma è un movimento a scalino, no? A strutturato, con dei minimi e dei massimi. Tra l'altro, minimi, in questo caso minimo con questa barra spike. Ieri, l'altro ieri, venerdì ha fatto questo, ieri è andato giù, l'ha un po' recuperato senza formare, qua è poca volatilità, però... Non dà l'idea, no, di voler fare chissà quale discesa, almeno al momento. Io penso che qua sotto non ci andrei mai short, perché uno c'è quest'area, poi c'è questo minimo, qua sotto ci sono altri minimi. Cioè, prima di muoversi veramente ribassista, questo mercato, secondo me, ha molto più difficoltà a scendere in questo momento, al di là, lasciamo perdere il trend precedente, che al momento magari si è un po' esaurito, siamo più in un range. Ma ha più facilità forse a salire nel breve, non sto parlando di tornare a 0,70, sto parlando di fare un movimento normale, almeno fino a 0,65 in prima battuta, che poi in effetti è sicuramente migliore vedere un movimento verso il basso, perché verso il basso in effetti sono tutti questi mini scalini che mi piacciono meno. Se guardiamo poi un grafico, per esempio, a 6 ore, noteremo ancora di più questa situazione, ce cioè la vediamo un po' più nel dettaglio se vogliamo, no? Vediamo quella falsa rottura, questo qua è il range, con un po' più candele, non tante di più, un 6 ore,
guardate, questo movimento era quello che rompeva una base, viene rotta la base, pam, con una candela di volatilità, viene ripresa in ritracciamento con questo falso minimo, quindi rompe, va, diciamo, a chiudere questo mini gap se c'è, poi bisogna vedere qua da lunedì a venerdì se bisognerebbe vedere anche altri data feed se c'è veramente questo gap, è una cosa minima, va a falsare il minimo dell'outside, quindi finge, no? Durante quelle 6 ore, sono le 6 ore che vanno dalle 13 alle 19 durante la sessione americana, finge di scendere, lo recupera, poi recupera nuovamente e ancora ieri, guardate, fa questa ulteriore mini pin e sembra non avere spazio per scendere, cioè ha più spazio forse, guardate il movimento com'è più chiaro ancora di più su 4 ore, cioè 6 ore, quello che è, vedete? Movimento così. Quindi mi dà più l'idea che questo dollaro australiano, seppur io mi sono tenuto short, quindi va bene, non è, ma è per farvi capire come la struttura di questo mercato sembra chiamare di più un ritorno verso la parte alta, magari non per forza qui, magari arriva solo a 0,6480, però di ritornare più, di continuare questa fase sembra più semplice rispetto a scendere. Questo per farvi capire che seppur c'è magari sul daily una pin, o andiamo sul Neo Zelanda, che è come vi ho praticamente parlato di quasi la stessa cosa, molto simile, così vediamo anche il Neo Zelanda, c'è una pin, non è detto perché c'è, perché è in trend, anche se è mini in questo caso, anche quello dell'australiano non è che sia nostra gran cosa, però non è tanto la grandezza qui della volatilità che può anche avere un valore, perché comunque nel momento in cui questo mi va su questi massimi e mi rientra, potrebbe avere più valore, no? Perché comunque va a fare un falso. Qui fa un falsino degli ultimi giorni, non così enorme, quindi la volatilità può sembrare, può essere utile in quel caso per capire questa situazione, no? Per capire una falsa. Ma la cosa che io voglio farvi capire è che non tutte, perché è in trend, allora va bene. Può andare bene, sappiamo che se noi seguiamo la corrente del breve, spesso è la corrente corretta, ma appunto se seguiamo la corrente nel breve noi dobbiamo andare a vedere, per esempio mi viene sempre da dire adesso questo 6 ore, nel breve c'è una corrente che porta su, guardate anche il Neo Zelanda che porta giù, no, ci sono tutti questi minimi, questi spike che tengono, è un po' meno pulito del dollaro australiano, il dollaro australiano ha fatto proprio più un movimento un po' più lineare, per questo è stato un po' più debole, stamattina è leggermente più forte, però siamo lì. Quindi cosa si può vendere? Non si vende niente. Quindi dobbiamo sempre stare molto attenti a come si formano le pin bar, a quali sono le pin bar. Questa è diversa sicuramente da questa situazione, come sul dollaro australiano, questa qui in questo caso era molto diversa da questa situazione. Non c'era una costruzione di minimi qui, quando se noi andavamo a vedere nella giornata del, facciamo del 4 settembre, cioè dopo quella pin bar come siamo adesso, quindi... eravamo qua probabilmente, guardate, eravamo su questa zona qui, questa è la pin bar, la prima, la seconda, e poi il mercato è iniziato a scendere, c'è una fase molto più, era sul mercato ma aveva creato una fase molto più discendente, no? Anche nella salita, guardate com'era diverso, cioè qua si era iniziato a infermare, si era creata una price action, qua no, la price action è tutta di costruzione di minimi per salire addirittura. Quindi, hai deciso di fare un corso, Ardu? Non lo so, Anto, sai che mi viene spontaneo e mi viene improvvisato. Bellissimo. D'accordissimo, guarda, Ardu. È vero che il mio modo di vedere le cose è influenzato dal fatto che alla fine tu mi hai insegnato queste cose. Però è vero, è verissimo. Cioè, questo è proprio, se dobbiamo... Non ti ho interrotto per niente, Ardu, perché secondo me questo trancio tu lo dovresti tagliare e lo devi mettere nei corsi, quelli digitali che ci stanno. Vero, vero. Per spiegare, Ardu, come selezionare una price action, un trigger. Perché a mio avviso, penso che qua condividono tutti, soprattutto chi sta all'inizio, fa fatica non magari a individuare il trigger, ma a capire, questo lo vediamo anche negli esercizi dei ragazzi dell'Accademia, a capire quali sono quelli tradabili. A mio avviso in questo caso tu hai spiegato perfettamente come selezionare, andando a vedere le dinamiche di brevissimo, aiutarci attraverso le dinamiche di breve, non per tradare, ma per capire, perché effettivamente sul 4-6 ore, soprattutto l'australiano, a mio avviso l'australiano ancora di più, sì, sì, sì. Effettivamente
anche tu sei partito da un'analisi weekly sull'australiano dove hai messo only short, quindi Sì. cerchi solo entrate short. Io in realtà l'ho messa doppia direzione perché non mi piaceva più, se ti Non devo sei dire. l'unico, non sei l'unico. Ho visto anche nell'Accademia qualcuno, infatti ho detto che ha fatto bene, corretto. Sì. E io ho fatto così pure io, ho messo doppia direzione nella mia analisi settimanale, che era forse un po' sporca perché io l'ho fatta ieri mattina presto, stavano già i grafici aperti, quindi non lo so se mi sono fatto influenzare, ho cercato di tenermi pulito però. Per ovvi motivi l'ho fatta ieri mattina presto. Ma ci Sinceramente, credo. domenica sera stavo un po' massacrato, Era però meglio di no, era meglio di no, Anto. non sarei stato molto lucido. E allora l'ho fatta ieri mattina presto. Comunque, tornando al discorso, è più nel breve. Un conto è se, infatti, se torna verso area 65 e fa un altro discorso, un altro trigger short, allora è un altro discorso, cioè cambia Certo. completamente. Ma fin quando sta in mezzo, infatti, anche se nel breve, il range che sta nel breve, adesso questa pin è intervenuta in mezzo, non sta sopra i Sì. Eh massimi come quella precedente. È vero, Artu? Cioè, sì. è proprio in mezzo, uno, e questo è il primo punto. Secondo punto è che nel brevissimo si stanno costruendo dei minimi che portano su. E quindi Sì. c'è poco da dire. Diciamo, Anto, che questa cosa qua, se vogliamo, quando io ho fatto il trade sul petrolio, seppur c'era una tendenza diversa, perché lì eravamo su un Sì, range, la va. parte alta, però lasciamo stare la struttura di medio. Nel brevissimo era un po' quello che mi ero accorto in quel momento, no, Anto? Poi dopo è andata bene, per carità, poteva anche venire fallito, Però era un po' quella roba lì. Se tu lo riguardi, cioè, si erano creati quei minimi che avevano Assolutamente. portato, no? Leggermente sul prezzo, e questa roba sembra molto simile, cioè il fatto che lui abbia iniziato, è andato giù, ha fatto un bel movimento giù e poi sta iniziando a recuperare. E se lo guardiamo anche, per esempio, su 6 ore, ma 4 ore è molto simile, si nota ancora di più, no? Una fase un po' di consolidamento e poi volatilità, spike, movimento, spike, cioè sembra proprio che non ne abbia, Sì, sta ne abbia. ricostruendo. Poi non Starebbe. sappiamo questo dove arriverà, perché il petrolio poi è volato, questo magari si ferma a 65. Certo.